Nessuna risposta. La provincia tace, non risponde. Nessuna risposta. Eppure sono passati più di 3 mesi da quando il Comitato Spontaneo degli Agricoltori di Licata ha presentato una relazione per chiedere di spostare il sito dell'aeroporto. Si tratta della relazione tecnica con le osservazioni presentate contro la procedura di esproprio dei terreni nelle contrade San Francesco, San Vincenzo e Piano Romano, dove sarà costruito l'aeroporto. La relazione tecnica è curata dagli ingegneri Giorgio Agosta e Camillo Re e dal geologo Andrea Cannizzaro e da una prefazione del professor Raimondi, mentre le osservazioni sono state curate dall'avvocato Giuseppe Glicerio. Nella relazione è stato evidenziato come sull'aeroporto di Agrigento siano in essere 5 progetti, di cui uno in contrada San Nicola a Naro, a 24 km da Licata e altrettanti chilometri da Agrigento. Ma l'ipotesi progettuale migliore, sostengono i tecnici nella relazione, è quella di Misilina, dove già c'è una pista di atterraggio realizzata dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale. Ad oggi, comunque, non è arrivata nessuna risposta ai tecnici e al comitato. Agricoltori che nel frattempo hanno prodotto un'altra relazione a cura di Antonino Rizzo. I flussi turistici europei che arrivano in Italia provengono dalla Germania per il 27,1%, Francia per il 7,9%, Regno Unito 6,4%, Austria 5,1%, Svizzera 4%, Olanda 3,6%, Belgio 2%, Danimarca 1,1%. Su questo consistente flusso turistico, che complessivamente rappresenta il 57,20% del totale, il nuovo scalo di Agrigento, con una pista di 1400 metri, su cui possono atterrare soltanto ATR da 72 posti, che hanno un'autonomia operativa di poco più di 1000 km, non potrà avere alcuna incidenza o potere d'attrazione. Non ci potranno mai essere né compagnie aeree né operatori turistici, aggiunge Rizzo, interessati a collegare l'Europa, di cui si è detto, con il nuovo scalo di Licata a mezzo ATR da 72 passeggeri, 3 tappe intermedie per il rifornimento di carburanti ed una giornata di viaggio per vedere i templi di Agrigento, quando invece per arrivare in Sicilia, per vedere anche tante altre cose, c'è possibilità di collegarsi con Palermo, Catania, Trapani e Comiso in poche ore, senza tappe intermedie e con 200 turisti o più a volta.